Andrea Dotti, sono vicepresidente della cooperativa sociale Contaminazione Onlus. Mi occupo di quello che riguarda il marketing e quello che riguarda la progettazione 3D con alta tecnologia, dallo scanner 3D alla stampante 3D. Questo è uno scanner 3D della Numeo. Praticamente uno scanner, nel mercato ci sono diversi tipi di scanner. Questo lavora su una matematica fotogrammetrica, fa tanti fotogrammi e poi il software lo va a unire attraverso dei logaritmi matematici. Gli altri scanner lavorano su un ritorno di informazione del laser. Quindi la differenza sostanziale qual è? Che qui sto creando il software e poi l'oggetto per il software. Quindi il software è in continua evoluzione. Gli altri scanner hanno creato lo scanner e poi il software. Quindi per poter modificare il software bisogna modificare lo scanner. Oggi andremo a scannerizzare la statua del Cavour per poterla poi prototipare e realizzare in scala 1 a 10, quindi una statuetta di 20 cm.